Uno. No, perché eravamo qui al tavolo tutti insieme, allora ho visto Carlo, non dico, ah, c'è un disequilibrio forte entre non c'è lavoro e c'è tantissima persona. No, no. Due. Oh! 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 Κάνει αυτό, κοιτάζεστε μεταξύ σας και κάνετε αυτό το θόρυβο που σας είπε. Οκ. Τρί. Quattro. Ou seja, os cães entram por aqui, avançam uma, avançam duas. Por isso, uma vila de cães, outra, outra. Ok? Bora! O grupo aqui. Aqui estão a olhar para o público. É mesmo a sair da medicina? Sim, da professora de medicina. Cinque. Our society today, we live very much like when we introduce to each other is, what do you do? If you don't do anything because you are unemployed, it looks like that you don't exist as a person. And we, as human beings, we are much more than just the job we do. And that doesn't mean, you know, that work is important, and that doesn't mean, like, I love the work I do. But I'm more things than just the work I do. You know, if you come to do this show with us, dove è nato, if we can be happy with us being together and empty the meaning that we give nowadays to the word work. We are just going to do a show that disappears after we have the experience. So, thank you very much for coming. What we are going to do, we're just going to talk a little bit about the project. Normally, we don't do it classic text or a play that it's already written. We try to get new ways of doing theater. For this show about work and happiness, the idea is to work with people that don't know many things about theater. Because our main goal is that you feel happy while working with us. That doesn't mean that we don't have to work a lot. Because the show is very demanding. We have to work a lot, a lot, a lot. It demands a lot of coordination. Every single one of you is going to be like a piece in the machine. Because everything has to be really choreographed and coordinated. Acho que podemos, se calhar, começar. Estou todos uma casa, sou Ok, can we start? Yeah. We start from to put the letters from the countryside, and then the table and towel and dishes and so on and so on. It's a real puzzle, and it's very difficult to fix all the people with bottles and letters. So I have a distribution. Silvia, Monica, Paulo, Giuseppe, Nicole, Andrea, Fernanda, Alessandro. For one letter, we need to put two bottles. I will say aqua, and you put, okay? Wait for me to say. No. Yeah, the idea is put the W,
And then the O, two, at the same time, yeah. I'm going to do up for you, and you go. And then right away I'm going to say aqua. Up! So you have to do it like this. No. You need to wait for aqua. Aqua! I love aqua! I like here, like, whoop! So you that left the tables, the first one, Sylvia. I think it's a lot of information, but we have time to do all of this in the right way. Can we go back? Io penso che il lavoro socialmente situato difficilmente porti alla felicità, tutto sommato. E per quelle che sono le condizioni di lavoro attuali. Per quanto riguarda il lavoro in senso ampio, e cioè quello che siamo in qualche modo chiamati a fare in questo mondo, insomma, quindi la ricerca dell'essere, la ricerca di sé, il lavoro può portare ad altri livelli di consapevolezza. Non so se siano la felicità, ma comunque è in qualche modo lo svolgere un compito che trascende gli aspetti più tipici e palesi dell'esistenza situata a livello sociale e storico. Sì, mi considero in ricerca. Anche lo spettacolo che stiamo facendo è un aspetto di ricerca. Per me è un mettermi in gioco significativo, insomma. Perché si deve lavorare? Non lo so, me lo chiedo spesso. Devo dire che fino a che il lavoro per me ha l'attitudine di, in qualche modo è molto simile a un gioco e mi dà piacere giocare, funziona. Chiaramente in alcuni momenti invece farei ben volentieri a meno. Tavolo, and then this line, it will be from the chairs. Sedia. Sedia here, and sedia here. Okay, I think it's everything. Go! Thank you.
bad, but it's okay. Very good. Follow the music, it's better. So, this line from the... Questo è per te. Così. Per diventare grandi bisogna lavorare, perché nella società, insomma, ci è chiesto di lavorare per una questione di, tra virgolette, sopravvivenza, sostanzialmente. Io mi ritengo fortunata perché faccio un lavoro che mi piace. Io faccio la maestra e mi fa stare bene e quindi sono felice. I bambini mi insegnano sempre tante cose. Capisco chi invece magari fa più fatica a lavorare perché è diciamo costretto a fare il lavoro che trova o un lavoro così. Quando ho letto il titolo Il lavoro e la felicità ero curiosa di sapere come sarebbe stato sviluppato tutto questo. E poi per salire sul palcoscenico del Teatro di Pergine come attrice, per divertirmi in questo, insomma, e conoscere altre persone. Oh! And then we jump. You have to be like in the army now. Ormai sono 3 anni che sono in pensione, lavoravo in ambiente psichiatrico come infermiere, ma bisogna lavorare per vivere purtroppo al giorno d'oggi. Se però hai anche soddisfazione nel lavoro, tutta la cosa diventa molto molto meno pesante e la affronti diversamente. Da quando sono in pensione la vita è cambiata, nel senso che i ritmi sono diversi. Non esiste più lunedì, martedì, mercoledì, però esiste l'1, il 2, il 3, il 4, il 5 del mese. Dedicarti alle tue passioni come questa del tiro con l'arco. Io sono istruttore e vedere la gente avere soddisfazione nel fare una cosa che a me piace dà felicità anche a me. Avere un obiettivo è importante. Se lo raggiungi, meglio, se non raggiungi ne prendiamo un altro. Tanto sono in pensione. Penso che in ogni cosa dove si mette passione, impegno e dove ci si pone degli obiettivi, se si riesce, porta alla felicità. Poi io penso che la felicità comunque dipende dalle cose materiali fino a un certo punto, nel senso è una felicità un pochino più momentanea che la felicità quella un po' più aulica, secondo me, ti viene da dentro, quindi non penso che possa rendere così felici fino in fondo.
E secondo me lavorare è importante anche perché ti permette di essere una persona realizzata, appagata, ti permette di crescere non solo professionalmente ma proprio dal punto di vista umano. Io lavoro in una cooperativa sociale e sono un'operatrice che gestisce appunto l'area lavoro, quindi aiuto ragazzi e donne nella ricerca del lavoro o in tirocini estivi durante il percorso scolastico. Salve, io ho domani appuntamento con Simone per il tirocinio di Luana. Per avvantaggiarmi un pochino sul lavoro volevo chiedervi alcuni dati e magari basta farmeli trovare pronti domani. Io quando ho visto del progetto Work and Happiness sono stata subito colpita perché comunque sono le tematiche di cui mi occupo nella vita e quotidianamente ci devo ragionare, riflettere, mi devo confrontare con questi aspetti. Perché ho detto è lo spettacolo che fa per me, ci provo, anche se non sono assolutamente un'attrice, anzi probabilmente sarà un'esperienza forte per questo punto di vista, però molto entusiasta di questa cosa, credo che ci siano degli spunti di riflessione effettivamente che ti toccano, ci sono dei bellissimi monologhi su questi aspetti che non sono solo sul lavoro ma anche sulla felicità, quindi sono molto contenta. It's not necessary at all to say like we have this. Because it's theater, we have this thing in our mind, oh, we have to talk and to make characters. Not in this kind of show. Clarissa. Leggo. Ascoltiamo la sonata in La minore, K109, di Domenico Scarlatti, in una stanza. Qui, da poco, lavora una donna di 32 anni, esperta in telecomunicazioni. Le finestre della stanza dove lavora sono provviste di un filtro protettivo chiamato 340 EXF, che impedisce al calore del sole di decomporre il corpo umano. Da più di un secolo, lo strato di ozono che protegge dai raggi del sole si è ridotto a un 30%. Sono le 9 del mattino dell'anno 2150 d.C. Un tedesco di 59 anni sta raggiungendo il posto di lavoro a Berlino, a bordo della sua auto blindata. In Europa, la criminalità, l'insicurezza e gli omicidi hanno raggiunto livelli simili a quelli dei paesi latinoamericani. Una donna non può più camminare per la strada sentendosi al sicuro. I quartieri una grande folla sono forma isolati. Una coda di più di un'ora davanti alla nuova attrazione del parco tematico Futuroscope, nei pressi di Parigi. Dopo molti anni di progressivo invecchiamento e scarsa affluenza di pubblico, questo parco tematico aveva ventilato persino la possibilità di chiudere i battenti. Nell'anno 2045 d.C., il nostro pianeta Terra riceve il primo e finora unico contatto confermato e riconosciuto da civiltà extraterrestre. Questo cambierà radicalmente l'idea di universo, il concetto di vita e soprattutto l'idea di Dio. Siamo nell'anno 2026 d.C. Una ragazza di 23 anni, animatrice socio-culturale, in un hotel per turisti arriva in ritardo sul posto di lavoro. Il suo capo è molto seccato perché esige la massima puntualità. Alla metà questa ragazza di 23 anni, la maggioranza dei governi occidentali ha fallito nel suo tentativo di formare un paese economicamente stabile. A causa della profonda crisi politica a livello mondiale, le più importanti aziende internazionali si fanno carico del proprio paese. È per questo che a partire da esso la Francia si chiamerà All'inizio, quando non capivo il filo conduttore, no, di tutti questi testi, primissima volta che li ho letti, capivo e non capivo. Poi in realtà pensarci su, sono tutte piccole cose che, boh, può essere pericolo di un futuro, però prese in senso lato sono già, cioè sono robe attinenti già adesso, secondo me, tutti, in un, per un motivo o per l'altro, in sì, piccole dosi, potrebbe, tutte quante ci si ritrovano già adesso. Cioè potrebbero esserci paesi dove queste cose sono già, si fanno già. Sì, ma anche qui secondo me, tipo quello dei bambini dei recinti, se si vuole vedere magari la libertà che si dà adesso e la responsabilità. Beh, ma se pensi al Marocco, adesso rispetto a una volta dove ci sono i muri che appena ti avvicini ti sparano. Sono elettrificata con le sì, lame, sì, insomma, è esattamente quello. Sono tutte cose già iniziate adesso. Oh, grazie. Grazie. Bellina. Che hai parlato? Siamo.
te? Beh, io sono contenta. Anch'io, anche se sbaglieremo tutto. Sì, sì, no, al di là. Di... Esatto, dai. Siamo divertiti, abbiamo creato un gruppo su WhatsApp. Un sacco di gente nuova, simpatica. Eyeliner. Che carina, come gli abiti delle cose come una topolina. Sapere neppure perché sono contro la pena di morte, considerando che in realtà sono potrebbero essere le esigenze dell'essere umano in futuro. Futuro. Prova. In futuro. Esatto. Futuro. 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 In futuro. Grazie da diverse organizzazioni mafiose. È per questo che giunti al punto di non ritorno con una donna che è diventata ogni 13 minuti in Europa, 1290 aggressioni al giorno e una media di 350 omicidi ogni 24 ore, tutti i paesi dell'Unione Europea hanno deciso di istituire nuovamente la pena di morte. Bello sta musica. First of all, I want to say it doesn't matter if you do something wrong. What is more important is for you to have fun. Don't be afraid, because if you are afraid, the energy is some kind of a funeral. This is theater, it's live. So mistakes, there will always be mistakes. It depends how you live with the mistakes. Please be happy. My job is over, now the show is yours. Thank you very much for your patience. Grazie per la vostra patience. Oh. Besides, I'm asking you to fake that you are happy. I hope in the end, tomorrow and after tomorrow, that you are happy with the work that we did. Buonasera. Grazie per essere venuti. Emmanuel on work and happiness. Con Clarissa. Energia. Masha. Energia. Fernanda. Giuseppe. Monica. Thank you. Silvia. Energia. Alessandro. Donatella. Energia. Laura. Grazie. Francesca. Saverio. Serena. Paolo. Pierluigi. Nicole. Andrea. E io sono Giovanni. Energia. Oh!